Buonasera ai telespettatori di Rete 8 e di L'Aquila al Centro. Questa sera siamo qui a San Bernardino, alla Basilica di San Bernardino. Questa è una delle poche chiese già riaperta dopo il terremoto. È stata riaperta nel 2015, qui ci sono stati grossi danni per le scosse, però nel 2015, grazie a un rapidissimo intervento, la chiesa, la basilica è stata riaperta. Perché siamo qui oggi? Per parlarvi di tre aspetti particolari. Naturalmente la storia della basilica, molto brevemente. Questa è una basilica costruita nel XV secolo, intorno alla metà del XV secolo, intitolata a San Bernardino. Qui ci sono i resti mortali di San Bernardino. E come è noto, San Bernardino morì qui all'Aquila, morì non qui perché la chiesa naturalmente questa non c'era ancora, ma morì nella chiesa di San Francesco che adesso non c'è più, ma che si trovava dove adesso c'è il cosiddetto Quarto Cantone, che prima del terremoto, il palazzo che prima del terremoto ospitava il convitto e in particolare anche la biblioteca provinciale e il liceo classico. Poi il corpo naturalmente fu trasferito qui. Quindi vi parleremo un po' della storia della Basilica, vi parleremo di un progetto già terminato, già concluso, di valorizzazione della Basilica e di valorizzazione turistica della Basilica. Poi naturalmente con il rettore Padre Daniele Di Sipio parleremo questo è un luogo di culto, quindi delle attività religiose che i frati garantiscono qui all'interno della chiesa e con il presidente dei Cavalieri del Venerdì Santo parleremo anche di questa tradizione che risale a secoli fa, ripresa poi nel 1954, la processione del Venerdì Santo. Insomma, va vari aspetti di questa splendida basilica. Siamo con padre Daniele Di Sipio, il rettore della Basilica di San Bernardino. Beh, padre Daniele, la prima domanda è raccontaci un po' di storia di questa bella basilica. Benissimo, pace e bene a tutti innanzitutto. È una bella opportunità che mi date per poter parlare di San Bernardino. Noi siamo in questa basilica, splendore di arte, ma soprattutto luogo di culto. Perché c'è questa basilica? San Bernardino viene all'Aquila nel 1444, su invito del vescovo di allora, per predicare affinché potesse riportare la pace in questa città. Bernardino arriva stremato, malato, e non riuscirà a poter portare a compimento questa sua predicazione nel riconciliare la città dell'Aquila. Muore all'Aquila. E allora il suo amico Giovanni da Capestrano, insieme a Giacomo della Marca, pensano che il corpo del santo deve rimanere qui all'Aquila. E dopo la canonizzazione, 6 anni dopo dalla morte, inizia la costruzione di questa basilica che oggi custodisce il corpo incorrotto del nostro santo Bernardino da Siena. Padre Daniele, ci hai detto brevemente la storia della Basilica, poi nel 2009, come era successo anche nel 1703, questa Basilica subisce danni importanti, ecco, diciamo così. Il corpo, i resti mortali di San Bernardino vengono momentaneamente trasferiti, se non ricordo male, a Tagliacozzo, al convento di Tagliacozzo, e inizia la ricostruzione che si conclude nel 2015 con la riapertura. Ecco,
Dacci qualche tratto di questi 6 anni in cui la Basilica è stata chiusa, quali erano i danni e che cosa è successo poi per il recupero dell'edificio. Bene, la sera del terremoto, come tutti sappiamo, tutta la nostra città è stata interessata e anche la nostra Basilica. Il campanile è venuto giù, diciamo per fortuna non va sulla parte absidale della Basilica ma cade sul convento. Quindi manderà giù 2 piani del nostro convento. E naturalmente tutta la basilica rimane appunto chiusa perché seppur non ci sono danni così eclatanti come potremmo vedere a Santa Maria Paganica, Collemaggio, il Duomo, ma subisce gravi danni. La cupola è rimasta in piedi proprio per un miracolo, perché grazie ai lavori che fecero i costruttori del mese dopo il terremoto 703, hanno scoperto che c'era una cerchiatura, quindi queste chiavi hanno fatto sì che le varie scosse che ha subito la cupola nella notte 2009, ecco, potesse rimanere diciamo in piedi. Però ecco, i danni erano gravissimi e quindi sono stati fatti dei lavori molto molto certosini perché si potesse ristabilire la sicurezza e la bellezza che oggi noi possiamo ammirare in questa nostra basilica. Con padre Daniele Di Sibio siamo arrivati come dire, alla ricostruzione, in realtà alla ristrutturazione di questa importante basilica aquilana, e poi è iniziato anche un percorso di valorizzazione, certo, per una chiesa forse è un po' forte dirlo, ma diciamo valorizzazione anche turistica, per far sì che chi viene qui a visitare la basilica abbia anche degli strumenti per poterla leggere nella sua completezza. E quindi da qualche anno fa è iniziato un progetto, la nostra interlocutrice ci dirà anche da chi è stato finanziato, un progetto che appunto aiuta il visitatore a comprendere meglio tutto il bello che c'è all'interno di questa basilica. Ce ne parla Maura Iannucci, che ringraziamo per essere qui con noi, ed è membro dell'Associazione dei Cavalieri del Venerdì Santo. Allora, Maura Iannucci, in che cosa consiste questo progetto e che cosa avete fatto? Allora, l'obiettivo di questo progetto è stato quello di valorizzare gli spazi attualmente agibili del complesso monumentale di San Bernardino. Chiaramente la Basilica con tutte le opere di arte sacra che custodisce, e che per il visitatore spesso sono prive di informazioni. E quindi grazie a questo progetto sostenuto dal Comune dell'Aquila e dai fondi Restart per lo sviluppo delle potenzialità culturali, entrando in Basilica si ha la possibilità innanzitutto di trovare per il momento questo roll-up che ci dà la possibilità di introdurre il percorso con l'indicazione dei vari punti dove sono collocati dei piedistalli in prossimità delle opere di cui riportano le informazioni, piedistalli che appunto danno la possibilità di dare informazioni sintetiche sulle opere, e poi con dei rimandi, dei QR code di rimando al sito ufficiale della Basilica, che grazie a questo progetto è stato aggiornato, con informazioni aggiornate curate dagli studenti dell'Università dell'Aquila, il Dipartimento di Scienze Umane. Quindi il visitatore in presenza può entrare in Basilica, può conoscere meglio appunto le opere indicate qui in questa pianta, quindi recandosi nei vari punti trovare questi piedistalli dove trova informazioni sintetiche, rimandi al sito della Basilica dove trova ulteriori informazioni, cioè nel sito c'è una vera e propria mappa interattiva e i punti diciamo approfonditi sono più di 35 postazioni che hanno cercato appunto di dare voce a queste opere che la Basilica custodisce da ecco da, allora da Maura, io ecco, faccio finta di essere un visitatore della Basilica, entro nella Basilica e trovo Maura Iannucci e gli chiedo ecco, aiutami a fare un percorso all'interno della Basilica. Però diciamo che l'obiettivo non è che ci deve essere una persona ad indicare al visitatore cosa vedere. Cioè, l'idea è proprio questa, si ha una mappa con i vari punti che si possono visitare. Appena si entra in basilica, sulla destra ci sono i primi 2 piedistalli che parlano della facciata, della navata, il piedistallo numero 2 parla di navata, soffitto e pavimento, e così via si fa tutto un percorso fino ad arrivare all'abside per tornare indietro.
Ora, i punti più salienti, sicuramente opere molto belle le abbiamo sulla navata di destra, c'è il mausoleo del santo, quindi non voglio fare torto a nessuna delle opere che la Basilica custodisce. Quindi c'è anche la facciata, che naturalmente la facciata è all'esterno, che possiamo vederla tutti, tra l'altro dopo il restauro è stata dotata di una bellissima illuminazione, quindi di notte si vede, diciamo, da quasi tutta la città. Una facciata particolare, perché fu realizzata, da quello che dicono gli storici naturalmente, 100 anni dopo la costruzione del resto dell'edificio, da Cola della Matrice. Ecco, se ci può dire qualcosa, anche in base a quello che è scritto qui nella guida, qualcosa su questa facciata. Allora, riguardo la facciata, per il momento è stato posizionato un piedistallo all'interno. Piedistalli che, come vedete, sono mobili, con, diciamo, l'augurio di poter portare le informazioni riguardanti la facciata all'esterno, magari con il bel tempo, perché diciamo, questi sono piedistalli molto versatili, che non interrompono, cioè non sminuiscono le architetture che hanno intorno e che appunto ci danno la possibilità di spostarli e quindi portarli fuori. Quindi, per quanto riguarda le informazioni della facciata, attualmente sono all'interno, in quello che è il piedistallo numero 1, però l'idea è quella di, durante il periodo estivo, di poterlo anche collocarlo all'esterno. Io, più che le informazioni sulla facciata, che chi vuole appunto le può trovare sia nel piedistallo che nel sito aggiornato della Basilica, volevo spendere due parole anche sul fatto che questi piedistalli sono stati pensati anche per i visitatori ipovedenti e non vedenti. Infatti, entrando in Basilica, oltre che a questo roll-up e ai primi due piedistalli, il numero 1 e il numero 2, il numero 1 parla della facciata, il numero 2 navata, soffitto e pavimento, abbiamo anche una pianta, è stata realizzata grazie alla collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti della provincia dell'Aquila, una pianta a rilievo, dove il visitatore, appunto con queste difficoltà, ha la possibilità di percepire quelli che sono gli spazi della Basilica, e in Braille sono stati anche indicati gli stessi punti che troviamo qui in questa mappa, e il visitatore, appunto ipovedente o non vedente, che comunque in linea di massima viene sempre accompagnato, può tranquillamente effettuare tutto il percorso culturale che è stato pensato, ripeto, anche per loro, perché sui piedistalli in alto ritroviamo rimandi sempre con QR code, dove c'è una sintesi vocale che spiega loro le opere, diciamo, che si stanno cercando di valorizzare, insomma, con questi sistemi tecnologici. Ecco, si è voluto dare importanza alle opere con nuove informazioni curate dagli studenti dell'Università dell'Aquila, ripeto, che è stata bellissima questa collaborazione, utilizzando nuovi sistemi tecnologici. Diciamo, l'obiettivo del progetto è stato questo, insomma, ecco. Antonio Ruzza è il presidente dei Cavalieri del Venerdì Santo. Beh, Venerdì Santo perché qui ogni anno, appunto il Venerdì Santo, c'è la processione del Cristo morto. Ecco. Questa associazione, se non l'ho letto male, nasce nel 2000. Quindi non è un'associazione, come dire, risale a secoli fa. La processione sicuramente risale a secoli fa, perché le prime tracce, se non ho letto male, sempre sono del 1500 e qualcosa. Poi però all'improvviso, anche questo magari, ecco, se ce lo puoi spiegare, all'improvviso nel 1768, credo, la processione viene vietata, perché evidentemente si dice per motivi di ordine pubblico, e riprende nel 1954. Allora, cominciamo dall'associazione e poi andiamo un po' a ritroso nel tempo per raccontare appunto questa bella processione, che è naturalmente una processione in un ambito di dolore, ma insomma, diciamo, una bella processione che si svolge qui ogni anno. L'associazione Cavaliere Venerdì Santo è un'associazione culturale riconosciuta dalla Regione Abruzzo. È nata nell'anno 2000 su spinta di Nicola Roccioletti, fondatore della processione, che dal 1954 si è sempre interessato alla processione, facendo un connubio
con Remo Brindisi, l'artista abruzzese, e hanno costruito tutto i simboli, i simulacri della processione. Sono 17 simulacri e ogni anno sfilano per la città dell'Aquila, quasi una mostra di arte contemporanea, perché ogni simulacro è disegno di Remo Brindisi e poi le città maioliche, tutta la cultura dell'arte contemporanea. Fu una scelta di quel periodo di non fare una processione con simboli normali, ma di essere più aperti alla realtà di quel periodo, e quindi l'arte contemporanea è stata una scelta. Ha avuto grossi problemi anche della gente che vedeva questi simulacri, che insomma non erano percepiti benevolmente. E la processione è andata avanti dal 54, sono aumentati i simboli, e è sfilata pure nel 2010, 2009 era impossibile, nel 2010, quando la basilica era distrutta dal sisma, distrutta, stavano tutti i ponteggi, eccetera. Ed è sempre uscita, non è uscita per le strade dell'Aquila nel 2020 e 2021 per colpa del Covid. Quest'anno stiamo vedendo se è possibile, vediamo con la prefettura, col cardinale, vediamo se è possibile uscire quest'anno. Allora, Presidente, mi incuriosisce questo fatto di cui ci ha accennato, cioè che questa processione è composta da simboli, potremmo dire, di arte moderna, no? Per cui da una parte c'è la basilica, dove c'è arte, diciamo, antica. Rinascimentale, comunque, sì. Soprattutto rinascimentale, perché la basilica appunto fu costruita in quel periodo. E la domanda è, questi simboli dove stanno nel resto dell'anno? I simboli stanno in un deposito che noi tentiamo nel futuro di tenerlo agibile e percorribile, per poter far vedere questi simboli, che è arte contemporanea, e quindi andrebbero in un museo, poterli far vedere alla gente. Ci riusciremo, ma ci vogliono ancora parecchio lavoro da svolgere. Allora, i simboli, tra l'altro, se non sbaglio, a volte vengono anche arricchiti, cioè vengono anche aggiunti. Per esempio, in tempi recenti è stato aggiunto anche, chiamiamolo, un simulacro con i nomi delle vittime del sisma del 2009. Poi la processione ha anche altre particolarità. Ad esempio, il Cristo morto ogni anno viene portato, come dire, da un gruppo di persone identificabili, non so, gli impiegati comunali, i vigili del fuoco. Ecco, anche questa scelta come viene fatta? Ma sul sito della nostra processione, www.verdisanto.it, c'è anche uno schema come i gruppi, gli enti, associazioni possono chiedere la scorta, si chiama la scorta del Cristo morto. Quest'anno, se si riesce a portarla avanti, c'è l'Avis dell'Aquila. E ogni anno però c'è una spinta, una richiesta di enti che vogliono, ecco, della loro sensibilità, portare questo Cristo morto. E ogni anno resta un po' difficile scegliere, insomma. Però vabbè, ogni anno la scelta naturalmente viene fatta. Poi la processione, vabbè, ci sono le autorità religiose naturalmente, le autorità civili, militari, però c'è anche una grande partecipazione di fedeli. E poi ci sono ad esempio le congregazioni, che è anche un aspetto particolare di questa processione, cioè le congregazioni religiose della città, ma anche del circondario, partecipano e spesso portano anche i simboli, no? Sì, anticamente i simboli, 1954, gli anni 60, erano, sono tutti portati a mano, sono pure pesanti, erano le confraternite dell'Aquila, del circondario, che portavano queste statue per tutto il percorso, che era lunghissimo, perché si arrivava a Via Castello e poi andava a finire alla villa e poi ritornava qui. E, insomma, Roccioletti, fondatore,
si era veramente impegnato per allargare il più possibile l'importanza della processione aquilana. E ultimamente le confraternite sono scese di numero di attività, di portatori, eccetera, ed è stata affiancata pian piano da gruppi ed associazioni laiche e religiose, e anche degli scout, e anche congregazioni religiose sempre. E ogni anno abbiamo trovato questa spinta di persone, che sono 400 persone, non è uno scherzo, organizzativamente organizzate e impegnate e sensibili, perché la processione religiosa non è un corteo allegorico, insomma. E quindi si vede che c'è molta, anche la gente che ci guarda quando passiamo, roba del genere, tutta coinvolta nel concetto di questa memoria. Presidente, per concludere, c'è anche un coro, no? Che sfila, e di solito è composto dai cori aquilani, diretto poi da un singolo maestro. Anche questo naturalmente contribuisce al fascino della processione. Ma nel 1954 e parecchi anni erano gli stessi aquilani ragazzotti che venivano qui in Basilica a fare le prove di questo coro. Poi più avanti il coro Gran Sasso si è impegnato insieme a altri cori, quello della Portella, e si è impegnato a portare avanti il coro che canta il Miserere di Selecchi. È una stringente, perché è un miserere, è un salmo veramente che prende il cuore. Federica Farda cura i rapporti con la stampa per i Cavalieri del Venerdì Santo, anche lei è un membro dell'associazione. Allora Federica, da qualche anno, vabbè, a parte il 20 e il 21, l'abbiamo detto col Presidente Ruzza, che per motivi di Covid la processione non si è svolta, però negli ultimi anni c'era anche una ottima ricaduta mediatica, c'erano delle dirette televisive. E quindi anche, come dire, la processione è conosciuta non solo qui all'Aquila, insieme ad altre processioni, ricordiamo Chieti, Sulmona, parlo delle più importanti. Ecco, su questo come si lavora? Si lavora purtroppo a ridosso, non c'è un seguito durante l'anno, diciamo a ridosso della processione, le richieste per far la diretta. Ricordiamo che dagli anni 50, quando la perdonanza non esisteva in questa forma così, diciamo, importante e ancora doveva essere rivalutata, e la processione dell'Aquila era l'evento religioso della città. Tutte le guide ne parlavano, addirittura anche Silone ne ha parlato sulla guida del Touring come caratteristica della città. L'idea di Roccioletti, quando portò lui Teatino, portò il culto della processione all'Aquila, era forse far concorrenza a quella di Chieti. Lui era cresciuto con il culto della processione. Ricordava che i disegni che faceva agli elementari da bambino erano dedicati proprio al culto del Cristo morto. Disegnava proprio le figure della processione, perché a Chieti si vive di quello, lo sappiamo.
Padre Daniele, chiudiamo questa nostra puntata dell'Aquila al Centro. Abbiamo parlato delle bellezze monumentali, delle bellezze artistiche di questa chiesa, della processione del Venerdì Santo con i suoi simboli di arte contemporanea, però non dimentichiamoci che questo è un luogo di culto, anzi è soprattutto fondamentalmente un luogo di culto, poi il resto, come dire, lo possiamo considerare anche un contorno. E quindi come si svolge, come dire, l'aspetto vero, quindi le celebrazioni, le cerimonie, che cosa accade dentro questa basilica? Ecco, noi siamo stati inviati nella definizione congressuale del nostro ordine, come frati minori di Abruzzo-Lazio, nel 2017, una comunità di frati cospicua, per il tempo in cui viviamo, eravamo in 6 frati, con un obiettivo molto particolare. Il mandato era di essere presenti in una città ferita a motivo del terremoto e con la nostra vita, di essere motivo di ricucitura, ma soprattutto di sostegno, come più volte il Cardinale ha parlato, che c'è stato sì un terremoto fisico, ma c'è un terremoto dell'anima. Quindi la nostra presenza, soprattutto come un sostegno spirituale, morale, di aiutare le persone a riscoprire la bellezza della vita, il dono della vita, e come cristiani, appunto, che rispondono alla propria sequela. E noi certamente abbiamo le nostre celebrazioni quotidiane. La mattina iniziamo alle 6:30 con il canto delle lodi, a seguire la messa conventuale, e poi il pomeriggio c'è la celebrazione vespertina, e poi la domenica le messe festive. Ma il nostro obiettivo è certamente quello di far riemergere sempre di più il culto a San Bernardino. E quindi da 4 anni che siamo qui, stiamo cercando di rivalorizzare la festa di San Bernardino, unitamente anche a ciò che già esisteva, come si è parlato poc'anzi del Venerdì Santo, ma San Bernardino che è il centro, il cuore di questo luogo, perché custodiamo le sue spoglie, che ci ricorda la centralità della nostra vita cristiana, che deve essere Gesù. Gesù è il Salvatore, Gesù è colui che ci dà vita e speranza. Allora tutto ciò che noi facciamo è nel nome di Gesù, che vogliamo portare avanti qualsiasi attività pastorale. Quindi c'è la pastorale giovanile vocazionale, c'è la pastorale ordinaria, dove cerchiamo di dare ai fedeli quel nutrimento necessario per la loro crescita interiore, umana e spirituale. Grazie a Padre Daniele, ai nostri ospiti. L'invito di Padre Daniele è venire qui per pregare soprattutto e poi magari farsi un giro anche per vedere le opere d'arte che questa bella basilica contiene. Grazie e alla prossima puntata.